benvenuti nel nostro canale e soprattutto buona vigilia. Yeah! Non mi ricordavo più cos'era. Si era perso un attimo perché guardate, siamo ancora in pigiama. Ci siamo appena svegliati. Con fai vedere tu che bello il tuo pigiama. Con l'orologio e io invece tipo una casacca ultra coprente. Bisogna essere così a Natale, bisogna essere più rusposi, noi lo diciamo sempre. Siamo un po' ancora rincoglioniti e assonnati, perché ieri sera siamo andati dai nostri vicini a festeggiare. Abbiamo fatto una cena tra vicini. Tipo una cena natalizia tra vicini, una cosa semplicissima con una pizza e qualche stuzzichino. Però, come tutte le volte quando noi facciamo queste cene, rimaniamo sempre fino a tardi. Si protrae durante la notte. Esatto. Stamattina vi facciamo vedere anche il nuovo modello di pesca. Eccola qua. Pesca, vieni, muore. Ecco. Non so se notate, ma l'abbiamo pelata praticamente. Ciao, ciao a tutti. Buona vigilia anche da parte mia. E dei miei musicati. Si era completamente riempita di nodi, completamente. Nonostante la pettinassimo e facessimo... Non ci stavamo dietro a pettinare. No, è vero, è... cioè io non so se voi avete mai avuto un barboncino. Se avete un barboncino dateci consigli. Ma esatto, se avete un barboncino dateci consigli su come fare per il pelo, perché nonostante la pettinassimo tutti i giorni, abbiamo preso 4 spazzole e avessimo provato a pettinarlo tutti i giorni e a distaccarli i nodi in ogni modo, non cambiava niente, anzi peggiorava la situazione, si creavano ancora più nodi. Quindi alla fine l'unica soluzione è stata quella di portarla alla dottoressa e farla radere completamente da zero per vedere se rigenerandosi il nuovo pelo riusciamo a starci dietro. Quindi niente, la scelta è stata quasi obbligata. Ma in realtà ci piace così con questo taglio. Oh, bello. Sta bene perché sembra proprio barboncino. Però ovviamente c'è il problema del freddo e quindi abbiamo dovuto prendergli ieri una... come si chiama? Come possiamo definire? Un maglioncino. Un maglioncione. Molto bello, rosso. Natalizio. Bello. Con le borchie. Con le borchiette, è bellissimo. È un ossicino dalla parte, è bellissimo. Devo dire che si è rimasti allibiti dal prezzo di quei maglioncini. Cioè, le cose dei cani veramente costano tantissimo. E secondo me tanto ci marciano su, sull'estetica. Vabbè, insomma, sono così e basta. Bello, abbiamo dovuto prendergli quello della Kong. Non so se conoscete il marchio Kong, ma per i cani è fantastico perché la signorina, gli abbiamo preso tipo... Trita tutto quello che gli passa per la bocca. Esatto, gli abbiamo preso tipo 70 giochi. Guardate che adesso vuole venire a prenderlo. Pesca, 3, 2, 1, vai! E trita completamente tutti i giochi che gli abbiamo preso. Li ha tritati tutti, ma veramente tritati. Cioè, non è rimasto più niente. Come gli piace. Quindi, ieri è stato troppo bello perché Fabio aveva adocchiato un orsetto a peluche che era stupendo, ma veniva... un'esagerazione secondo me, cioè veniva più di 26 euro per un, vi giuro, un cosino così bello, tutto bio, di stoffa, biologico, quindi anche nel caso l'avessi ingerito non sarebbe stato male, ovviamente non tossico, ovviamente fatto apposita per loro, ma come gli piace. Sì. E poi abbiamo visto, io avevo visto questi della Kong perché so che è un ottimo marchio, so che difficilmente riescono a romperli i cani questi, anche i cani grandi fanno veramente fatica a rompere questo, i loro giocattoli. Quindi gli ho detto facciamo una cosa, facciamo scegliere a pesca, perché questo nonostante sia del marchio Kong che è un buon marchio, costava 10 euro in meno, che non è poco. Quindi gli ho detto proviamo a vedere... Gli abbiamo messo giù i due pelosini e gli abbiamo detto pesca davanti alla commessa. Ci siamo vergognati un po' come... Come ci ha preso però? Ci ha preso per degli stupidi. Però abbiamo messo giù i due pelosini e gli abbiamo detto pesca, scegli quello che ti piace. E lei è andata subito direttamente su Tigrotto. Gli piaceva tantissimo. Tra l'altro c'era sia la tigre, così, che... Cos'è che c'era? Il... L'ippopotamo. L'ippopotamo fucsia. Che anche quello a me piaceva tantissimo. Però il suo cuore è andato verso il Tigrotto. Dobbiamo... Io devo preparare le cose per stasera da mangiare. Ma io comincerò a pulire un po' casa. Fabio pulirà un po' casa e... Non di meno importanza, dobbiamo... Abbiamo praticamente nell'altra stanza, nella cameretta, quella destinata teoricamente ai bambini, abbiamo
la fabbrica di Babbo Natale. Cioè, praticamente è una camera invasa dei regali. Quindi dobbiamo anche finire di sistemare tutti i regali, di impacchettare tutti i regali che non abbiamo ancora impacchettato. Io devo preparare le cose per stasera da mangiare, perché andiamo da mia mamma per la vigilia. Vengono anche i suoi genitori, quindi staremo tutti insieme, sia con i suoi che con i miei. E poi da domani inizierà il vero tour de force, perché saremo oggi da mia mamma, domani, anzi è iniziato ieri. Ieri eravamo dei vicini, oggi da mia mamma, stasera da mia mamma per la vigilia. Domani andiamo fuori a pranzo per Natale con sia i miei genitori che i suoi genitori e altri miei parenti. E per Santo Stefano siamo lì anche quello, con altri parenti. Esatto, con tutta la parte della mia famiglia, dalla parte non di mia mamma ma di mio papà. Le abbuffate saranno veramente tantissime, infatti. Grazie a Dio settimana prossima vado a lavorare. Ma a parte questo, di solito io le settimane prima mi preparo psicologicamente, cerco di non mangiare mai niente. Cioè, cerco di fare la brava, di stare a dieta, di mangiare poco. Quest'anno è stato l'unico anno, ve lo posso assicurare, dove da il 13, che per noi era Santa Lucia, il 13 dicembre, io non sono riuscita a non mangiare dolci e a non a frenarmi con il cibo. Non ce l'ho fatta, ma perché ogni volta c'era qualcosa in mezzo. Io mi cambio. Fabio si cambia, no. E poi quando torna cambieremo una nostra tradizione, perché di solito noi apriamo il Pandoro il 25 dicembre, ma quest'anno il nostro Pandoro è un Pandoro particolare che poi vi faremo vedere. Da qualche anno conosciamo un imprenditore che fa delle pizze meravigliose, ha delle pizzerie fantastiche, che si chiama Renato Bosco. Io ve lo sponsorizzo, anche se non mi ha assolutamente dato niente per sponsorizzarvelo, ve lo assicuro, ma è veramente veramente bravo e ha due pizzerie nella zona del Veronese che sono fantastiche. In una non siamo ancora andati, in quella di Verona dobbiamo andarci. Noi l'abbiamo scoperto, tra l'altro, per caso il giorno in cui siamo andati a scegliere le fedi del matrimonio a San Martino Buonalbergo, giusto? E siamo andati in questa pizzeria che era minuscola, aveva pochissimi coperti. Bellissima. Noi siamo entrati per caso e abbiamo mangiato, secondo me, una delle pizze più buone che abbiamo mai mangiato in assoluto, se non la più buona fino adesso. E da lì ci siamo innamorati. Io mi sono innamorata di come fa la pizza, perché usa la pasta madre viva. E per me era... Io non sapevo niente di tutto quello, mi si è aperto veramente un mondo. E anche le farine che utilizza, secondo me ha veramente una tecnica eccezionale. E da quest'anno abbiamo scoperto che faceva sia il panettone che il pandoro e li vendeva online. E quando abbiamo scoperto questo abbiamo detto: ok, per un anno ci viziamo, perché noi abbiamo sempre preso quelli industriali di pandori, come fanno tutti, no? No, mi piace più il panettone. A te piace più il panettone? Davvero? Infatti io ci ho fatto portare da un mio collega. Io non lo sapevo. Che i suoi abitano giù in Sicilia, ma ha portato... Oh mamma, anche quello deve essere buonissimo. Praticamente è un panettone senza uvetta, senza canditi, di questa pasticceria qua, penso sia di Messina, con glassa al pistacchio, pistacchi interi sopra e vasetto di crema al pistacchio artigianale fatto da loro. Deve essere veramente una bomba. Oggi, dato che siamo due golosoni, apriremo il pandoro, perché non ce la facciamo ad aspettare 25. Oggi dobbiamo darci una carica, perché abbiamo troppe troppe cose da fare. Quindi quale miglior carica del pandoro? Nini! Ciao amore! Aspetti papà! Dove va papà? Dove va? Dove sta andando quel peloso di un pupino? Quanto sei carina! Pelosina! Pelosina! Ciao! Oggi sono anch'io, mamma! Sono anch'io! Ciao papà! Hai preso le cose? Oh mio Dio, cosa hai preso? La cuffia per te e gli occhiali per me, però... È tornato a casa con... questo. E questa cosa oscena
questo cappellino, ecco, con le trecce, che io propongo che questo se lo metta Fabio e io mi metterò lui. Per te il cappellino, non va bene. No, io voglio gli occhiali. No, il cappellino è la fredda donna. E quindi mi devo tenere il cappellino? Non mi piace il cappellino con le trecce. Trevieni, guardate com'è bordato. Tutto di rosso vestito, sembra un po' Babbo Natale così. Tu sei la Befana? Beh, ma non è vero. Chiedi scusa subito per questa cosa. Ci assomiglia un po'. No. Sì, bellissimo. Simpatico. Se è come il Grinch lui. Quelli che odiano il Natale. Eppure di rosso sei vestito. Di rosso li vesto perché mi piace il giubbino rosso. Sì, sì. Dai, tira fuori il pandoro. Guardate, giubbino della Lumberjacks. Pagato con gli sconti 29,90 euro. Più o meno attiene un caldo pazzesco. Fa la sua porca figura. Ed ecco Trevini in versione super natalizia. L'uomo del Natale. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Always fun is to ride in a one horse open sleigh. Yeah! Ma che è sta cafonata? Ma che è sta cafonata? È tremendo, ma dai! Ci sono le trecce che si dispano! Vabbè, insomma, amore. Per 90 centesimi. Cioè, ragazzi. Ma è rimasta chiusa. Ma un clima più natalizio di così si può avere? Bimba. Stavo riguardando un nostro vecchio video di quando eravamo in Thailandia, perché era degli assaggi thailandesi ed era assurdo da guardare, è veramente assurdo, mi stavo divertendo troppo a riguardare i nostri video e mi capita, in realtà mi capita spessissimo di rivederli, un po' per tipo quando ho nostalgia come adesso dell'estate e quindi riguardo i nostri vlog in Thailandia. E un po' mi capita tipo quando sto finendo di vedere un video tutorial che magari mi dimentico di un trucco che avevo fatto, che volevo fare, e poi mi saltano fuori le nostre challenge che a me fanno morire. Mi fanno veramente morire quelle challenge e non vedo l'ora di rifarne. Infatti io e Fabi dobbiamo fare i bravi e dobbiamo attrezzarci per fare delle challenge. Magari scriveteci giù che video challenge volete che facciamo. Con musica sotto di Mariah Carey, che è la mia preferita. Don't want a light for Christmas. Ma è bellissima, cos'ha? È molto semplice. È oro, semplice. Con la scritta Pandoro. Ah, è carta. Oh mio Dio, guardate quanto è morbido. Oh, qualcosa di ultra morbidoso. Sembra un cuscino. E giuro, vorrei che YouTube inserisse tra le varie funzioni quella del profumo, perché ha un profumo buonissimo. Tra l'altro è grande per essere un pandoro. È un pandoro cicciottoso. Fabio la mangerà con questa, che è la sua preferita, la nocciolata. Io invece andrò di crema fondente dell'Emilia. Questa vi assicuro che ha qualcosa di... Per chi ama la cioccolata fondente, è come un budino al cioccolato fondente, qualcosa di... Ah! Ragazzi, soprattutto, guardate finalmente cosa è uscito su Netflix. Fantaghirò. Ragazzi, non è Natale senza Fantaghirò. Felicissima. Sei felice, Fabio? Frizzo già dall'orecchio. Ma è bello Fantaghirò. No, non ti piace amore Fantaghirò? Preferisco Coca-Cola Ghirò. Scusami? Preferisco Coca-Cola Ghirò. E dopo questa... Dopo c'è Sprite Ghirò, bellissimo. Smettila. No ragazzi, a parte gli scherzi, dai, ma quanto è bello Fantaghirò. Oddio, ecco, grazie Netflix, ti ringrazio tantissimo per aver messo tutta la serie di Fantaghirò, perché così potrò torturare Fabietto quest'anno, questo Natale, con Fantaghirò! Che pesca felice! Comunque ragazzi, volevamo dirvi che il pandoro è qualcosa... Questo pandoro è qualcosa di... Non so neanche come descriverlo, è nuvola. Vero Fabio?
È buonissimo. Non pensavo. Veramente. Vederlo non pensavo, invece è buono. No, invece è buonissimo. Quindi andate a prenderlo il prossimo anno perché è veramente qualcosa di... Oh! Ho appena finito di fare un sacco di cose. Sono distrutta. Sono solo le 3. Anzi, mancano 10 minuti alle 3. E io devo ancora fare un sacco di cose. Devo ancora fare la crema al mascarpone per stasera. Devo ancora sistemare un po' tutta la casa. Ma almeno ho già fatto un impasto per stasera che poi vi farò vedere. E ho già preparato i pomodorini per le bruschette. Nel frattempo sono già in tenuta ultra natalizia, con anche questo bellissimo grembiulino ultra ultra natalizio, con i goffetti, i cuoricini. Mi sono vestita tutta di rosso, ho questo cappello imbarazzante che mi ha preso stamattina Fabio, e anche pesca, è tutta abbinata al dettaglio dell'ossicino, tutte le borchie. È troppo carino con questo, tra l'altro è carinissimo. Sì, amore, perché si lega qua, quindi rimane ben aderente al corpo. Adesso lei stava aspettando Fabio perché l'ha portata fuori un po' con il vicinato mentre io stavo facendo tutte le varie cosine, e dopo l'ho dovuta riportare dentro perché comunque le dava fastidio. Allora qua è tutta triste. Amore, ma poi torna papà. Poi torna, amore papino. Non vi faccio vedere la cucina perché sembra che sia esplosa una bomba all'interno della cucina da quanto casino c'è. Comunque vi faccio vedere il laboratorio di Babbo Natale. Ta-da! Eccolo qua. Il mio laboratorio personalizzato di Babbo Natale. Ho impacchettato tutti i regali che dovevo fare. Qua ci sono i due regali per mia suocera, mia mamma. E poi qui ci sono tutti i regali per i miei amici, per i nostri amici, che quest'anno abbiamo deciso di fare una cosa particolarissima. E li abbiamo fatti tutti uguali, ma personalizzati ovviamente. Però la cosa base è uguale, il regalo base è uguale. E abbiamo preso queste, ieri le abbiamo prese da Tiger, le abbiamo trovate da Tiger, queste bellissime borsette con l'unicorno. E qui abbiamo personalizzato con l'etichettina le varie, per le varie persone. Quindi siamo riusciti a fare tutto. E adesso finisco di preparare le ultime cose, di preparare la crema al mascarpone, di preparare le bruschette per stasera per andare dai miei genitori, e poi mi devo preparare io, quindi mi devo fare le unghie, mi devo fare i capelli e basta. Direi che per il resto abbiamo finito. Buongiorno mondo numero 2, happy holiday! È Natale! È Natale, è Natale, si può dare di più! Viva il Grinch! Viva il Grinch! Ieri abbiamo guardato il Grinch, ieri alla vigilia. Vi sto registrando, tra l'altro, scusate se tremerò un po', ma vi sto registrando con il cellulare perché abbiamo lasciato la fotocamera a casa, ovviamente, due furboni. E comunque vi facciamo questo mini video finale perché ci siamo dimenticati ieri poi di filmare il finale della vigilia, ma eravamo veramente distrutti. Sembravamo il mago rosso. Sì, perché abbiamo finito praticamente, anzi io ho finito di preparare le cose per la vigilia alle 7 di sera. Poi siamo corsi da mia mamma con tutti i miei parenti, abbiamo festeggiato e siamo tornati a casa che era mezzanotte passata, quindi ci siamo proprio, eravamo oltre il distrutto, anche perché avevo preparato da mangiare praticamente dalla mattina, quindi ero devastata. Alla sera ero veramente cotta e anche lui era veramente cotto. Però è stato molto bello, vero? Sì. Abbiamo passato una bellissima vigilia, sì. Abbiamo fatto dei regali anche ai bambini ed è stato bello vedere i bambini correre e divertirsi con i nostri giochi. È stato bello, è stata una vigilia molto molto tranquilla, come le nostre vigilie sono sempre, tra l'altro. Comunque adesso stiamo andando a pranzo invece per Natale. Stamattina ci siamo alzati tardissimo, ci siamo alzati tipo alle 9. Fabio si è svegliato presto mentre io mi sono svegliata tardissimo, non riuscivo proprio a svegliarmi. Cioè, stamattina era una di quelle giornate dove sarei stata a letto fino a
tardi e rimane anche tanto. Mentre invece io al pandoro, dato che lo mangio una volta all'anno, sono una di quelle persone che si mangia il pandoro durante tutto l'anno, anche i panettoni durante tutto l'anno. Io lo mangio una volta all'anno, però quella volta all'anno, almeno per 2 o 3 giorni, me lo godo proprio. Lo mangio proprio, anche se sono strapiena, anche se non ce la faccio più dal cibo, io devo mangiare il pandoro con la crema alla nocciola la mattina, sempre. E quindi anche stamattina, nonostante ieri avessimo mangiato come degli orsi, ho mangiato il mio, la mia bella fetta, anzi è stata brava, metà fetta di pandoro con la crema. Vi facciamo i nostri migliori auguri di Buon Natale, noi adesso andiamo a mangiare come la, per l'ennesima volta fino a praticamente l'anno nuovo, sarà tutto un mangiare. Speriamo che... Grazie a Dio lavoro settimana prossima. Esatto, perché se no qua non si smaltisce niente. Vi auguriamo i più sinceri auguri di Buon Natale, speriamo che il vostro Natale sia bellissimo come lo sarà il nostro. Happy Christmas! Happy, happy Christmas! Da me, Fabietto, e Peschina, anche se adesso non c'è perché è a casa, perché l'abbiamo dovuta lasciare a casa per andare al ristorante, ma anche lei vi fa i nostri... nostri. Quasi. Comunque, anche lei vi fa i migliori auguri di Buon Natale. Quindi ragazzi, buone feste a tutti e noi ci vediamo nell'anno nuovo. Ciao!